Lo chiamano il cowboy delle comete ed è acclamato come una star del cinema. Parliamo di Andrea Accomazzo, il flight director dell'Agenzia Spaziale Europea, che ha guidato in tutti questi anni le operazioni di volo di Rosetta, la sonda che per prima è riuscita a orbitare e studiare da vicino, anzi da vicinissimo, una cometa, la Churyumov-Gerasimenko, per gli addetti ai lavori 67P. E proprio Accomazzo ha tenuto un'interessante conferenza durante il Festival della Scienza di Genova, insieme ad Amalia Ercoli Finzi, responsabile dello strumento di trivellazione, nonché prima donna italiana a laurearsi in ingegneria aeronautica, e a Cesare Barbieri, professore emerito di astronomia dell'Università di Padova, nonché tra i principali scienziati che lavorano alla missione Rosetta. Come sappiamo, Rosetta ha viaggiato per ben 10 anni nello spazio, in lungo e in largo nel Sistema Solare, per incontrare lei, la cometa 67P. La sonda europea ha raggiunto diversi primati, tra cui quello di essere arrivata dove mai nessuno era riuscito prima, proprio sulla superficie di una cometa, grazie a Lander File, che è riuscito, anche se solo per 3 giorni, ad effettuare straordinari esperimenti. Dopo aver passato il perielio, cioè il punto di massimo avvicinamento al Sole, Rosetta continua il suo viaggio a tu per tu con la cometa. Gli aggiornamenti sulla missione ce li racconta proprio Accomazzo. La missione Rosetta è nel pieno del suo svolgimento, stiamo arrivando, abbiamo passato il perielio, che era uno dei punti principali, volevamo vedere la cometa al picco della sua attività, adesso si sta ritirando e la vogliamo osservare anche nel corso di tutto il 2016, quando la cometa avrà cessato un po' la sua attività e vedere come si è modificata. File ha fatto la sua missione principale nel novembre 2014, si è riattivata a giugno del 2015, però non siamo riusciti a controllarla e speriamo di riattivarla magari nei prossimi mesi. Rosetta continuerà operazioni di volo, osservazione della cometa per il 2016 fino a settembre del 2016. Oltre quella data non possiamo far funzionare Rosetta e concluderemo la missione facendola scendere sulla cometa e depositandola sulla sua superficie. Nel momento in cui Rosetta si adagerà sulla superficie, non dico schianta perché non sarà un impatto molto violento, però smetterà di funzionare e quella sarà la fine della missione. Aver spento Rosetta per quasi 3 anni è stata un'esperienza incredibile. Ci siamo sempre rifiutati di pensare a questa necessità. Purtroppo abbiamo dovuto farlo e il risveglio è stato una delle emozioni più forti della mia vita, come segnare un gol se uno gioca a calcio. Quando File è atterrato è stata quasi una sensazione leggermente diversa, è stata come la fine di una partita. Io mi sono sentito sfinito, ma estremamente soddisfatto e una partita vinta. Cesare Barbieri racconta ai nostri microfoni a che punto si trovano gli scienziati con le analisi dei campioni raccolti negli ultimi mesi della cometa. Sì, la missione è arrivata a passare un punto molto importante che è stato il perielio, però sta ancora viaggiando Rosetta assieme alla cometa per superare l'orbita di Marte e lo farà a metà di novembre di quest'anno e gradualmente la cometa si spegnerà. Quindi possiamo sperare di ritornare vicini alla cometa e vedere i dettagli superficiali che ultimamente non abbiamo potuto vedere. Ad esempio, che fine hanno fatto quei massi grandi che abbiamo visto a gennaio-febbraio del 2015? Sono ancora lì? Si sono mossi, si sono modificati? Questo è un punto molto importante che speriamo di vedere. L'altra cosa che vorremmo fare è misurare quanta massa è stata perduta, perché la cometa sta perdendo massa, in alcuni punti più, in alcuni punti meno, a seconda della insolazione sulla superficie. E quindi anche semplicemente misurare la profondità della materia che è stata espulsa, l'erosione, diciamo, sulla superficie, è un altro dei traguardi principali della nostra camera. Infine, la professoressa Ercoli Finzi spiega cosa ci resta da scoprire nel Sistema Solare e perché sia così importante studiare le comete. Studiando le comete, in realtà al massimo non riusciremo a capire che siamo figli del nostro sistema solare. Come dire che all'interno del sistema solare ci potrebbe essere stata vita, come pensiamo, e potrebbe esserci in futuro qualcosa che cambia. È vero che le comete possono venire da fuori, abbiamo delle comete. In questo caso, se davvero trovassimo degli amminoacidi, delle cellule importanti, allora il discorso sarebbe più ampio. Veniamo dal di fuori, ecco. La mia idea è che assolutamente attorno a noi c'è tanta vita, l'universo è pieno di vita, il problema è soltanto riuscire a comunicare. Però le comete possono essere un messaggero che ci dicono, che ci dice, un messaggero che ci dice come possiamo interpretare questi dati che noi recuperiamo.